vostro primo giorno universitario, un giorno strano, in remoto. Non siete qui con noi al monastero, ma ci è sembrato di poter raggiungere un numero più vasto col fare questo Welcome Day via Teams e via YouTube. Benvenuti al Dipartimento di Scienze Umanistiche, mi presento subito, sono Marina Paino e dirigo questo grande dipartimento che è il più grande di tutto il nostro Ateneo e che ha al suo interno circa 7.500 studenti, nonché, come avete visto al momento delle iscrizioni, apre corsi triennali. Non solo in Scienze e Lingue per la Comunicazione, che è il corso da voi scelto, ma in lettere, in filosofia, in lingue, in beni culturali e in mediazione culturale a Ragusa. Permettetemi subito di dire in prima battuta grazie. Grazie a tutti voi per averci scelto numerosissimi. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche ha incrementato veramente tanto le iscrizioni e le domande degli studenti e anzi vi segnalo che il vostro corso è andato in sovrannumero. Esorto dunque quanti non avessero ancora pagato a farlo subito perché qualcuno resterà fuori, perché i numeri degli iscritti non ancora paganti sono decisamente superiori al numero dei posti a disposizione. Questo l'ho saputo stamattina. E per noi naturalmente l'aumento delle iscrizioni è motivo di orgoglio, siamo contenti, evidentemente abbiamo reso un buon servizio agli studenti, abbiamo lavorato bene, ma permettetemi. Questo aumento di numerosità in un dipartimento di un'università meridionale si apre anche ad un altro ordine di considerazioni. È vero che c'è l'emergenza Covid, le difficoltà a muoversi da casa, però è anche vero che questa è una grande opportunità per le intelligenze meridionali di continuare a restare nel meridione, a valorizzare il meridione. Di sicuro mi sento di dirvelo, non ve ne pentirete. La formazione che diamo qui è assolutamente competitiva. Spesso i nostri ragazzi che poi vanno fuori, tornano e ci dicono che la preparazione che avevano loro, gli altri non ce l'avevano. Ragazzi e ragazze, tutti noi abbiamo vissuto questo 2020 in un modo anomalo, in circostanze anomale. Tutti voi avete vissuto le difficoltà del vostro ultimo anno di scuola superiore, le lezioni a distanza, gli esami di maturità in mezzo a tante norme di sicurezza e di distanziamento sociale. E le difficoltà, come sapete, continuano. Chi di voi ha fratelli più piccoli sa dei problemi del rientro a scuola e del riavvio della macchina. Anche per l'università, ricominciare con parte degli studenti in presenza impone controlli, prenotazioni, un sistema molto più capillare a livello organizzativo di quanto non fosse prima. Nell'erogazione delle lezioni a distanza nel periodo marzo-giugno dell'anno scorso, immagino che sapete bene dalle notizie che sono circolate anche online, sui giornali, l'Università di Catania è stata in assoluto tra le prime in Italia in termini di efficienza. Il 100% delle lezioni sono andate avanti e i ragazzi non hanno perso neanche un'ora di lezione. Beh, speriamo di ripetere il bis con questo nuovo avvio di anno accademico, che è però molto più complesso
del periodo del lockdown in cui si era tutti in modalità a distanza. Ora, come sapete, dovete accedere ad un sistema di prenotazione che è attivo da oggi. Riguardo a questo sistema di prenotazione, ci tengo a rivolgervi delle raccomandazioni. Il sistema di prenotazione serve per le norme Covid a censire chi entra al monastero. Dati che in caso di contagio, come sapete voi benissimo dalle televisioni, dai media, sono fondamentali. Vi prego di rispettare questo sistema di prenotazione, di tentare di accedere al monastero solo se regolarmente prenotati e a tutela della salute di tutti, ragazzi, vostra, del compagno che vi sta seduto accanto. I protocolli di sicurezza e di censimento, ovviamente, sono solo per i prenotati, senza dire che siete tutti maggiorenni e credo ormai consapevoli di quelle che sono le conseguenze in caso di violazione delle norme per il contenimento dell'epidemia. È vero, andiamo a un sistema di presenze in aula contingentato. Vi faccio un esempio: in un'aula da 100 posti noi abbiamo autorizzazione a far entrare 40-45 ragazzi, perché ci si deve sedere con distanziamento. Questo non vi permetterà di essere sempre tutti presenti in aula, però intanto il sistema di prenotazione garantisce una turnazione. Se io non sono riuscito a prenotarmi questa settimana, vado in testa alle prenotazioni della settimana successiva, in modo da garantire a tutti gli studenti e le studentesse di avere la possibilità di venire a seguire le lezioni in presenza. Abbiamo ancora alcune aule in fase di ristrutturazione, ma vi segnaleremo appositamente sul sito ogni indisponibilità di aula, peraltro non riguardano i primi anni. Invece un'indicazione operativa: il vostro è uno dei corsi che è andato ad aumento significativo di numerosità. Per potervi seguire meglio dal punto di vista didattico, tutte le discipline di primo anno obbligatorie sono state divise in canalizzazione di lettera alfabetica, cognomi dalla A alla L e cognomi dalla M alla Z. Non eravamo pronti a questo, quindi vi prego, per tutte le discipline sdoppiate a L, M, Z, controllate gli avvisi sulla pagina del docente. Esempio: sociologia dei processi culturali e comunicativi, Bennato, andrete a vedere, appena ora metteremo gli avvisi, sarà disponibile la pagina del professore e vedete come funziona l'orario. Vigo Holiday per inglese, la stessa cosa, perché gli orari per le materie sdoppiate a LMZ potrebbero subire delle variazioni, quindi vi invito a stare attentissimi. Altra questione: controllate sempre gli avvisi, perché il sito, le informazioni ufficiali del Dipartimento sono le uniche autorizzate. Diffidate da quello che leggete nei blog studenteschi, perché naturalmente noi non possiamo rispondere se sui blog studenteschi ci sono notizie sbagliate. Quindi le notizie fondate sono solo e soltanto sul sito. Vi invito sempre a controllare gli avvisi. Tutte le lezioni che voi frequenterete si svolgeranno in un unico luogo, il Monastero dei Benedettini. L'unica aula che abbiamo al di fuori della cinta muraria del Monastero dei Benedettini è l'aula del centro Esperia, ma che è a 2 minuti di strada a piedi dal Monastero dei Benedettini. Questo vi dà un grande vantaggio, perché lavorare e seguire le lezioni in un luogo concentrato evita anche per voi perdite di tempo sottratte allo studio.
Naturalmente nei periodi che starete all'interno delle strutture universitarie è obbligatorio il rispetto delle norme di sicurezza sul contenimento dell'epidemia, ovvero il distanziamento sociale, il divieto di assembramenti, l'obbligo della mascherina dal momento in cui varcate il portone d'ingresso al monastero al momento in cui uscite. Ma tanto queste sono cose che tutti noi cittadini conosciamo già da tanto tempo. Sicuramente tutti quanti vi avranno detto che studiare nei nostri corsi non è una passeggiata. Abbiamo la fama di essere severi, ma va bene così. Va bene così nel senso che qui noi abbiamo in mano il vostro futuro e la vostra formazione, e a questo ci teniamo. L'università, ragazzi e ragazze, non può mai essere concepita come un parcheggio di chi non sapeva cosa fare. Noi qui vogliamo persone agguerrite, persone che si vogliono scommettere, persone che sanno, che si sono iscritte ad un corso di laurea triennale e che in 3 anni devono conseguire la laurea. Ragazzi, iscriversi per poi vegetare all'università e conseguire il titolo dopo 6-7 anni per voi non è un vantaggio, appunto è un posteggio, ma il mondo del lavoro non vi aspetta. Perdete tanti treni, mettetevi in gioco, mettetevi a studiare. Noi siamo qui per supportarvi. Le materie del vostro piano di studi ogni anno le dovete dare tutte. Ne avete 6, 2 a febbraio, 2 a giugno, 2 a settembre. L'anno è finito e si passa al secondo. Da lunedì entrerete al monastero dei Benedettini da neo universitari. Avete la fortuna di studiare in una delle più belle sedi universitarie di tutta l'Italia. È una costante educazione alla bellezza entrare ogni giorno al monastero dei Benedettini, ma il monastero va rispettato. È patrimonio dell'UNESCO e non è come una qualsiasi altra sede sulla quale in un momento di goliardia scrivere sui muri o sui marmi. Ripeto, è un gioiello il monastero dei Benedettini. Penso che vedete uno scorcio della stanza di presidenza integralmente affrescata alle mie spalle. Vi prego di rispettare questa bellezza. Prima di lasciare la parola al professore Davide Bennato, vicepresidente del corso di laurea di Scienze e Lingue della Comunicazione e vostro docente di primo anno, vorrei salutarvi con una promessa. Non vi pentirete di averci scelto. I ragazzi che si laureano da noi e compilano il tradizionale questionario dichiarano di essere tutti contenti e che ripeterebbero l'esperienza. Ti riscriveresti all'Università di Catania nel corso di laurea che hai frequentato? Assolutamente sì. Ecco, vi prometto e vi auguro un assolutamente sì. Ancora benvenuti e buon inizio di questa nuova avventura. Prego Davide, a te la parola. Eccomi, sì, grazie Marina. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo così, io proseguo le riflessioni fatte dal direttore del dipartimento, la professoressa Paino, che ringrazio soprattutto per le parole sia di orientamento che di motivazione, perché il mio ruolo qui in questo Welcome Day sarà duplice. Da un lato faccio la parte ovviamente
del vicepresidente del corso di laurea in scienze e lingue della comunicazione, quindi vi presenterò e vi darò anche qualche, diciamo, il corso e vi darò anche qualche indicazione molto, ovviamente molto ampia su come affrontare il nostro corso di laurea, e poi prenderò invece le vesti, diciamo così, smetterò le vesti del vicepresidente del corso di laurea e indosserò le vesti del docente di una materia che comunque è fondamentale per il corso di laurea. Allora, quindi mi devo dividere fra queste mie due identità. Dunque, cominciamo per quanto riguarda il mio aspetto più istituzionale, vicepresidente del corso di laurea. Allora, vi presento un po' il corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione. Come dice il nome stesso, Scienze e Lingue della Comunicazione è un corso di laurea che mette insieme due aspetti che sono molto importanti nella società contemporanea, che sono l'attenzione nei confronti dei processi comunicativi, quindi legati ai media, ma non solo ai media, e l'attenzione soprattutto alla competenza linguistica. Questi sono, diciamo così, le due elementi strutturanti del corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione. Questo rende anche il corso di laurea molto interessante, perché ovviamente fa in modo che dalla competenza linguistica, cioè la capacità quindi di leggere e comprendere lingue straniere, vengono associate anche alla capacità di comprendere la lingua come fenomeno più ampio. Infatti troverete anche materie che hanno a che fare con la letteratura italiana, la semiotica, la sociolinguistica e così via dicendo, ma anche fondamentalmente sapersi approcciare con i fenomeni che sono anche culturali, quindi sicuramente i mezzi di comunicazione di massa, come ad esempio nel caso della mia materia, sociologia dei processi culturali e comunicativi, materie come sociologia della cultura. Quindi avrete un tipo di competenza e conoscenza che ha a che fare col mondo della cultura, però declinato rispetto alle strategie di comunicazione. Allora, questo cosa vuol dire dal punto di vista, diciamo così, formativo? Dal punto di vista formativo vuol dire che il consiglio che vi do è di capire subito quali sono gli ambiti che trovano il vostro interesse, l'ambito legato ai media, l'ambito legato al linguaggio, l'ambito legato alle lingue straniere, quindi capire un po' qual è la vostra orientamento e qual è la vostra aspirazione. Questo è sicuramente un aspetto. Un altro aspetto è soprattutto quello di capire cosa volete fare da grandi. Allora, uno dei diciamo così, vantaggi / svantaggi del corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione è che alla fine dei tre anni voi non avrete una specifica diciamo così, competenza professionale, ma avrete un insieme di skill, un insieme di competenze che voi potrete declinare rispetto a alcuni lavori che esistono, per esempio, nel mondo della cultura e della comunicazione, ma che non sono ancora istituzionalizzati. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai negli ultimi tempi, soprattutto nell'ambito della comunicazione, esiste una tale varietà di componenti professionali, una tale varietà di organizzazioni lavorative, per cui non esiste più uno specifico percorso formativo, cioè per diventare un lavoro particolare è difficile fare un percorso, soprattutto nell'ambito del marketing, no? Quindi ovviamente questo è uno svantaggio, perché vuol dire che non è subito pronto il vostro percorso professionale una volta terminati i tre anni della laurea triennale in Scienze e Lingue per la Comunicazione, però avete tutti gli strumenti per poter perfezionare questo tipo di competenze e cominciare a orientarvi in maniera sistematica nel mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le nuove realtà lavorative, quelle legate per esempio ai media digitali, quelle legate alle nuove forme organizzative come nelle startup innovative e così via dicendo. Quindi una volta detto questo, mi corre l'obbligo, ma anche il piacere, devo dire la verità, di sottolineare il fatto che uno dei consigli spassionati che vi do, fatemela fare un po' diciamo così, paternalistica, che darei a mia figlia se mia figlia si iscrivesse oggi al corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione a Catania, è cercate di valorizzare non solamente la dimensione didattica, cioè il rapporto con i docenti, che secondo me può essere anche un modo per farsi orientare, per avere delle indicazioni, così dicendo, ma cercate anche di sfruttare tutti i momenti formativi che potremmo dire extracurriculari, cioè i vari seminari, i vari convegni, di cui è ricchissima la produzione culturale che viene fatta nel monastero e dal corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione. Approfittatene, non tanto perché dovete capitalizzare crediti, cioè che è un modo per accorciare il vostro percorso formativo universitario, che comunque ci sta, potrebbe anche essere un'opportunità, ma soprattutto per capire in che direzione sta andando il mondo. Molto spesso, quando organizziamo seminari e convegni, lo facciamo per
mettere al centro dell'attenzione, per problematizzare, per parlare proprio fra diverse professionalità, di quali sono le tendenze professionali, di quali sono le tendenze lavorative, di come stanno organizzando le nuove industrie culturali, il cinema, anche i fumetti. C'è stato più di una volta che io stesso ho organizzato degli incontri con dei fumettisti. Quindi questo per dire cosa? Questo per dire che siate degli studenti universitari a tutto tondo, a 360 gradi, quindi non solo persone che seguono i corsi di studio, che fanno gli esami, magari vanno a ricevimento col docente per avere informazioni, approfondimenti, per capire di più della materia che stanno studiando. Questo qua sicuramente può essere un vantaggio. Ma anche utilizzate il dipartimento in senso ampio, e il nostro corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione, come occasione per capire come il mondo si sta andando organizzandosi, non solo dal punto di vista delle discipline legate alla comunicazione, ma anche dal punto di vista in senso più ampio, perché potrebbe essere un'occasione per entrare a contatto con realtà, conoscere mondi professionali che magari non conoscete per altre vie traverse. Faccio l'esempio proprio banale, no? Se c'è qualcuno di voi appassionato di scrittura, sicuramente da grande vorrebbe fare il percorso giornalistico, quindi sicuramente scienze, lingue e la comunicazione è un buon trampolino di lancio, però poi ovviamente bisogna fare il praticantato all'interno delle relazioni giornalistiche. Ma se vi piace la scrittura, il modo per metterla a sistema, a utilizzarla negli ambiti della comunicazione sono tantissimi. Per esempio, l'ambito del marketing legato ai social media, la competenza nell'italiano scritto sta diventando un vantaggio competitivo per le varie attività professionali che si chiamano social media marketing o content management, cioè coloro i quali gestiscono i contenuti nelle piattaforme digitali. Questo vuol dire fondamentalmente che voi avete una skill, una competenza, una passione che è la scrittura, ma la potete trasformare in un lavoro in maniera molto diversa. Quindi il consiglio che posso darvi, sia come vicepresidente del corso di laurea in scienze e lingue della comunicazione, sia come docente, come vostro docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, e vivete la produzione intellettuale e culturale del dipartimento e del corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione. Allora, questa per farvi, per cercarvi di introdurre nel miglior modo possibile al mondo della comunicazione, così come viene studiata nel corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione. Invece, dal punto di vista proprio più strutturale, più essenziale, vi posso fare questo seguente, posso illustrarvi molto rapidamente in cosa consiste il corso di laurea in scienze e lingue della comunicazione. Questo corso di laurea si struttura intorno a due curricula. Il primo, che è il curriculum di scienze della comunicazione. mi hanno appena detto di parlare più lentamente. Sì, è un mio grosso difetto, ma avete ragione. Grazie per avermelo fatto notare. Allora, dunque, noi abbiamo due curricula: il curriculum in scienze della comunicazione e il curriculum per la comunicazione internazionale. Il curriculum in scienze della comunicazione, è, come dice il nome stesso, è un curriculum che si struttura all'interno delle discipline che sono fondanti gli studi sulla comunicazione. Quindi sicuramente c'è sociologia dei processi culturali e comunicativi, che è la mia materia, però oltre alle sociologie che si occupano di cultura e comunicazione c'è anche l'antropologia culturale, ci sono anche materie che hanno a che fare ovviamente anche con lingue, anche se in maniera ridotta rispetto all'altro curriculum. E quindi l'orientamento di questo curriculum è più quella che viene chiamata la comunicazione culturale, soprattutto le figure professionali del mondo delle industrie culturali, quindi il mondo dell'editoria, il mondo della comunicazione, il mondo della radio e i vari mondi, i vari universi che sono legati soprattutto al mondo dei media digitali. L'altro curriculum che è lingue per la comunicazione internazionale è il curriculum più specificamente legato alle lingue straniere, quindi ovviamente sicuramente ci sono anche delle materie che hanno a che fare con lo studio dei processi culturali, della cultura, dell'antropologia, della geografia e così via dicendo, però la parte fondante di questo curriculum sicuramente sono le lingue, quindi sicuramente la componente di conoscenza linguistica, di approfondimento linguistico, è la parte fondamentale. Da questo punto di vista faccio mio un'analogia fatta dalla professoressa Vigo, che è la persona che si occupa della didattica all'interno del Dipartimento di Scienze Umanistiche, oltre che docente di lingua inglese, che lei dice fondamentalmente che per entrare con dimestichezza con le lingue straniere è affrontarle come se fosse un allenamento giornaliero, no? Cioè
fare un po' di lingua e studiare un po' di lingua tutti i giorni, costantemente, come se fosse un allenamento, se per voi siete sportivi, oppure se fosse uno studio di uno strumento musicale, no? Esercitarsi a poter padroneggiare la lingua in vari modi, no? Leggendo, per esempio leggendo su internet nella lingua che si sta studiando, cercando magari di, come ormai si fa da un po' di tempo a questa parte, cercando di vedere le proprie serie televisive preferite o i propri film preferiti, anche utilizzando la possibilità di sentirli in lingua originale, cioè costruirsi un proprio percorso di apprendimento, o meglio di avvicinamento alle lingue, in modo tale che la lingua non sia un esame tra gli altri, ma sia qualcosa da esercitare e da sviluppare giorno per giorno. Quindi due curriculum nell'ambito del corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione: il curriculum in scienze della comunicazione e il curriculum in lingue per la comunicazione internazionale. Giusto per capire come la radice di questi due curricula è comune, perché ovviamente l'impostazione generale che noi abbiamo dato a questo corso di laurea è comunque legato alla comunicazione. Il primo anno fondamentalmente le materie sono tutte uguali, sia per un curriculum che per l'altro. Quindi nel primo anno avrete la possibilità di confrontarvi con materie che sono molto diverse, che soprattutto vi possono far capire che esistono degli universi disciplinari con cui magari che ne avete sentito parlare o non li conoscete. Per esempio, c'è, oltre alla mia materia ovviamente, che è la materia fondante, che è sociologia dei processi culturali e comunicativi, c'è la semiotica, magari potete, non avete mai incontrato nel vostro corso di studio, se l'avete fatto, magari non avete mai approfondito, che può essere interessante. Poi c'è la sociolinguistica, che è un'altra disciplina. Poi ci sono anche la gestione delle aziende culturali, quindi anche capire un aspetto più legato alla dimensione economica. Quindi da questo punto di vista il primo anno è un anno per mettersi alla prova, soprattutto per capire qual è la propria vocazione, cioè se la propria vocazione è di orientamento più legato alle scienze della comunicazione o più legato alle lingue per la comunicazione internazionale. Quindi il primo anno potete già capire quali sono le materie, molto banalmente, quali sono le materie che vi piacciono di più, e di queste materie che vi piacciono di più, quelle che possono, sono meglio rappresentate in uno dei due curriculum, ovviamente la vostra scelta può essere anche strategica, cioè potete sapere che magari c'è una materia che non vi fa impazzire, però sapete che se sostenendo quella materia, quella particolare lingua, per quella particolare disciplina, vi può dare uno strumento in più per un percorso professionalizzante. Ecco, questo può essere un'altra strategia con cui costruire il proprio piano di studi, quindi le diverse opportunità che vi sono permesse di scegliere le materie per cercare di costruire un percorso che è sicuramente un percorso formativo legato a scienze e lingue della comunicazione, che però è tarato il più possibile ai vostri interessi e alle vostre esigenze. E fino a qua era, diciamo così, la mia parte più istituzionale. Ora, proprio letteralmente, fatemi togliere gli abiti da presidente del corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione e fatemi, diciamo così, indossare gli abiti del docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Allora, ovviamente per chi di voi comincerà a frequentare le lezioni a partire dal prossimo, quindi dal 5 ottobre, avrò modo di illustrarvi cosa vuol dire studiare la comunicazione del XXI secolo. Questa è un po' la parte centrale del mio corso e anche il modo con cui, diciamo così, io affronto i temi del corso. Tanto per dirne una, io, per chi di voi, magari se avete sentito vostri colleghi degli anni precedenti, io sono molto attivo sui social, un po' perché mi diverto, ma soprattutto perché il mio ambito scientifico è la ricerca sui social media, quindi io tutte le cose che ho scritto dal punto di vista scientifico fino adesso hanno a che fare con Facebook, con Twitter, con YouTube, eccetera, eccetera. Quindi io mi trovo nei social un po' perché mi piacciono questi spazi, un po' perché faccio ricerca. E io ritengo che nel XXI secolo è importante avvicinarsi allo studio della comunicazione avendo i social come punto di partenza, però i social non hanno fatto altro che in alcuni contesti rinnovare delle strategie di comunicazione che erano presenti non solo nel comportamento linguistico, quindi nel linguaggio, ma anche nei vecchi mezzi di comunicazione di massa. Quindi i social hanno rinnovato il linguaggio della televisione, hanno rinnovato il linguaggio della stampa, giornali ovviamente, hanno rinnovato anche il linguaggio della radio, perché adesso se voi seguite la radio sapete che c'è questo gioco, no, di seguire la radio, trasformarla in podcast e poi interagire sugli spazi social. Quindi i social in realtà hanno sconvolto il mondo della comunicazione, sia interpersonale
nella comunicazione di massa. Quello che è importante capire però che gli studi che vengono fatti nel mio corso di studi, nella mia materia, che si chiama appunto Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ed è l'impostazione comunque che guida tutte le altre discipline che vengono studiate, che vengono professate, no? Siamo professori, quindi professiamo, che vengono professate nel corso di laurea in scienze lingue e la comunicazione, hanno questa caratteristica: avere un'attenzione sulla contemporaneità, ma sapendo che molti processi comunicativi e culturali della contemporaneità, per essere studiati nel modo migliore possibile, hanno bisogno di un contesto che sia il più ampio possibile. Quindi si può, fatemi fare questa battuta, si può tranquillamente studiare l'interazione che avviene in Facebook sapendo fondamentalmente quali sono state le strategie della propaganda durante la Seconda Guerra Mondiale. Ho fatto appunto questa specie di salto storico proprio per far capire come la comunicazione sia un processo che è presente nella nostra società e che solamente adesso è diventata, diciamo così, più legata ai social media. Ma questo non vuol dire che per capire i social media non bisogna avere un quadro molto ampio, che sia storico, che sia culturale in senso ampio e che sia anche linguistico, che sono anche le tre componenti, oltre alle lingue straniere, che fanno parte del corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione. Allora io, diciamo così, dal mio punto di vista personale avrei finito, però direi di appalesarsi i rappresentanti degli studenti e di fare un brevissimo saluto, e poi passerei la parola a Vincenzo Ierna, al dottor Ierna, che ci illustrerà il funzionamento del sito e quindi avere delle informazioni, sapere come spremere le informazioni importanti all'interno del sito del Visum. Buongiorno. Ci sono i rappresentanti? Una voce l'ho sentita. Sì. Sì. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, buongiorno. Ancora non vedo i vostri volti. Potete accendere webcam. Sì, l'abbiamo accesa. Io ce l'ho pure accesa. Adesso apparirete perché ancora non vi vedo. Prego, ragazzi, presentatevi. Allora, io sono Monica Vaccarini e sono una delle rappresentanti al corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione. Gli altri rappresentanti sono Lorenzo Calvagno, che è qui con noi, Giorgia Carati, Nicole Saitta alla Paritetica, Grima D'Actu e Piero Noce. Allora, diciamo che già la presentazione del corso e del nostro dipartimento l'hanno fatta la professoressa Paino e il professor Bennato. Noi siamo qua per dirvi che noi per qualsiasi cosa ci siamo, infatti adesso Lorenzo vi manderà i link in chat del gruppo WhatsApp e del gruppo Telegram, dove potrete vedere appunto tutti gli avvisi del dipartimento e del nostro specifico corso di laurea. Vi diamo un consiglio: prendetela veramente con serenità questa esperienza universitaria, perché non c'è bisogno di ansie, di nulla, veramente. Noi per qualsiasi cosa ci siamo, e colgo l'occasione per collegarmi, diciamo, a quello che ha detto il professor Bennato, di sfruttare e cogliere veramente le occasioni che ci dà il nostro dipartimento a disposizione, sia i convegni, i seminari, ma anche i tirocini stessi. E vi faccio la mia esperienza, vi porto la mia personale esperienza. Io, grazie al tirocinio, sono riuscita, diciamo, a capire cosa volevo fare e come poter applicare le competenze che ho imparato nel nostro corso di laurea all'interno di un percorso lavorativo. Quindi, diciamo, le risorse a nostra disposizione ce l'abbiamo, bisogna saper coglierle e sfruttarle al meglio. Per quanto riguarda la domanda che è stata fatta prima in chat, nel curriculum di lingue potrete studiare tre lingue, di cui inglese è obbligatorio per tutti e tre gli anni. La seconda lingua e la terza sono opzionali. La seconda lingua la porterete avanti per tutti e tre gli anni, qualora vogliate. La terza lingua solo per i primi due anni. Al terzo anno non si farà più la terza lingua. E colgo anche l'occasione per dirvi che noi siamo laureati, usciamo laureati in comunicazione, non in lingue. Quindi, per quanto riguarda il percorso lavorativo dell'insegnamento, noi non possiamo insegnare le lingue, perché ci mancherebbero i crediti di letteratura che si possono, diciamo, acquisire in un secondo momento, qualora sia questa la strada. Però noi non possiamo insegnare. Quindi questo è bene dirlo sin da subito, perché, diciamo, è una questione ostica che i ragazzi ci chiedono molto spesso. Non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa. No, sono tendenzialmente d'accordo con te. L'unica cosa in più è che nel curriculum di scienze della comunicazione la differenza principale e sostanziale è che le lingue non sono obbligatorie come nel curriculum di lingue. L'unica obbligatorietà
curriculum sta per le lingue nella lingua inglese, che è obbligatoria solo al primo anno. Per il resto, per il curriculum, il primo anno è uguale, il secondo e il terzo anno differiscono nella scelta, oltre che delle lingue, nella obbligatorietà reciprocamente di alcune diverse materie obbligatorie, soprattutto il secondo anno, mentre il terzo anno per forse solo una materia di differenza o due. Per il resto condivido tutto ciò che hanno detto Monica e il professore Bernardo. Allora, potete scegliere anche solo due lingue, sì, al posto di tre, perché comunque quando combinerete il piano di studi la terza lingua si inserisce come materia scelta. Ok, quindi noi di comunicazione possiamo fare solo inglese, sì, potete anche avere soltanto inglese come lingua nel vostro piano di studi. Signorina Maccarini, se lei è d'accordo, io lascerei un attimo lo spazio al dottor Ierna per illustrare, sì, il sito, e poi magari torniamo un attimo sulle domande, va bene? Se non è un problema. Allora chiedo a Enzo Ierna di palesarsi. In tutto il mio splendore, per esattiva la webcam. Nel frattempo arrivano ancora richieste di ammissione. Vedete, ci sono? Sì. Allora adesso ci vediamo. Buongiorno ragazzi, sono... Sta... perché stanno arrivando una serie di richieste di ammissione contemporaneamente, credo che mi rallentino un po'. Ok, forse adesso ci siamo. Se l'audio è salito, professor Bernardo, appena mi sono palesato, questo Vabbè, ho fatto bene. Enzo, non ti vedi? No, non ho la webcam accesa. C'è stato forse un momento di sovraccarico. Ditemi voi. Mi vedete? Ancora no. Aspettate. Magari spengo la mia, poi magari io tanto sono qua. Cioè non è che... Ok, aspettate. Però io sulla diretta YouTube mi vedevo. Aspetta, riproviamo. Io lo vedo, scusate. Eccolo, è apparso. Sto seguendo, appunto. È apparso. Forse non c'entro, potrebbe essere quello il problema. No, ma io lo vedevo sin dall'inizio. No, c'è stata una serie di richieste di ammissione, quindi si è impallato un attimo il portatile. Allora, ragazzi, buongiorno a tutti, sono Enzo Ierna e sono il referente amministrativo del corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione. Oggi vi parlerò velocissimamente delle piattaforme telematiche che utilizzerete per approcciarvi con lo studio del vostro corso di laurea. Perché è importante sapere quali sono le piattaforme? So che siete potenzialmente tutti nativi digitali, quindi molte cose che vi dirò già le sapete, però la vostra generazione è sicuramente bombardata da informazioni, è importante che voi sappiate capire quali sono le fonti ufficiali per poter saper così scremare quelle che sono le informazioni veritiere dalle fake news. E anche su questo il professor Bernardo potrebbe dirvi tanto. Allora, la prima piattaforma, che non ha ovviamente bisogno di presentazione, è quella che stiamo utilizzando adesso. Ora la stiamo utilizzando per questo Welcome Day, ma poi voi la utilizzerete sia per fare per seguire le lezioni da casa, per chi non vorrà o non riuscirà a prenotarsi negli spazi delle lezioni in presenza, ma poi le utilizzerete, credo inevitabilmente, anche nella prossima sessione d'esami, se la situazione non dovesse cambiare. Questa piattaforma, state già vedendo e vedo che la sapete usare benissimo, ha queste due funzioni fondamentalmente principali. Una è quella di alzare la mano, quindi cliccare sulla manina, che equivale a quello che in classe si fa materialmente alzando la mano per chiedere la parola al docente. L'altra funzione, ma vedo che anche questa la state usando, quindi la conoscete bene, è questa delle chat, che è anche uno strumento per poter porre domande. Quindi questa è la piattaforma per le lezioni e per gli esami. Ora andiamo a vedere, dopo aver messo l'ultimo studente in aula, andiamo a condividere lo schermo e vi faccio vedere una delle tre piattaforme fondamentali che dovrete inevitabilmente utilizzare. Voi avete già avuto modo di utilizzare sicuramente il portale studenti, al quale accedete col codice fiscale PIN. Lo avete utilizzato sicuramente perché per fare domande di immatricolazione siete passati da lì per fare l'istanza, per valutare il vostro voto del diploma, e ci siete ripassati adesso, o ci ripasserete a brevissimo, anzi, come ha detto il direttore, fatelo in tempi brevi, perché dal portale studenti si procede per perfezionare l'immatricolazione e per pagare la prima rata, che a quanto avete sentito è urgente e opportuno.
devono fare in maniera veloce. Quello che è, se la condivisione del video ci vorrei farvi vedere, è l'altra piattaforma. Quindi quello è il portale studenti, si accede col codice fiscale, il PIN, l'avete utilizzato per immatricolarvi, lo utilizzerete adesso per pagare le tasse, lo utilizzerete per prenotare il posto in aula e per prenotare l'appello d'esame quando arriverà il suo momento, più per tante altre funzioni, una delle quali è la presentazione del piano di studi che avverrà da metà ottobre. Quindi tutto questo, quindi il portale interattivo, quello col quale voi proprio interagite con l'Ateneo, mandate domande, presentate istanze, presentate piano di studio, stampate bollettini di tasse, il portale interattivo è il portale studenti, unict.it, il codice fiscale PIN. Quello che spero adesso cominciate a vedere, sì, credo di sì, lo state vedendo sul sito, sullo schermo vostro con la condivisione della mia pagina, è il sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche, che è ovviamente un contenitore, qui non si interagisce, si solo per recepire informazioni, fondamentale ovviamente. La parte sommitale è una parte trasversale per tutto il Dipartimento. Siccome siamo un Dipartimento molto grosso, abbiamo pensato questo sito come un contenitore di diverse scatole. Ogni scatola è per un corso di laurea. Il vostro corso di laurea è Scienze e Lingue per la Comunicazione, il link che vi interesserà fondamentalmente è questo qua, Scienze e Lingue per la Comunicazione. Aprendo questo link trovate le pagine e le informazioni relative specificamente al vostro corso di laurea. Quindi sulla destra informazioni linea di massima fisse, quindi chi è il presidente del corso di laurea, lo stesso Fonsetti, chi sono i tutor senior. Considerate che ogni link di questo vi apre un'ulteriore pagina con le informazioni specifiche della persona in questione, quindi se avete bisogno di sapere chi è la professoressa Fonsetti, quando riceve, basta cliccare sul suo link, vi appare immagine, ricevimento, comprese modalità in questo momento di ricevimento, email e numero di telefono. Torniamo alla pagina precedente. Ok, siamo nuovamente sul sito. Sulla parte sinistra del sito, della pagina del vostro corso di laurea, trovate gli avvisi del corso di laurea, quelli che sono postati in ordine cronologico, l'orario delle lezioni, i docenti con il relativo insegnamento, i programmi, e sarà importante prenderne visione prima di presentare il piano di studi, e adesso ci arriveremo, calendario degli esami, che al momento è un po' lontano per voi, i vostri primi appelli si terranno a gennaio, e altro link delle lauree, ma questo è veramente ancora per delle matricole, proiezione triennale, quindi per ora non c'entriamo. Quello che vi invito a considerare e guardare con molta attenzione in questo momento è l'offerta programmata. L'offerta programmata è quello che è il programma per i vostri prossimi 3 anni nel questo corso di laurea. Nello specifico è diviso in 2 percorsi, li avete visti già, tutte le domande che poco fa pervenivano sulla chat, probabilmente prendendo visione di queste pagine troveranno risposta. Andiamo a vedere velocissimamente il curriculum lingue per la comunicazione internazionale, vedete che c'è inglese, che è obbligatorio, ma che troveremo anche nel percorso comunicazione, è una seconda lingua tra queste. Quindi nel percorso linguistico si prevede lo studio delle lingue inglese con una proiezione triennale, quindi inglese 1, inglese 2, inglese 3 nei 3 anni, e di una seconda lingua che potrà essere fatta per il secondo, per il primo, il secondo e terzo anno, potrebbe essere fatta anche soltanto per il primo e per il secondo anno. Potrebbe anche essere affiancata allo studio delle prime 2 lingue una ulteriore terza lingua che andrebbe inserita nell'insegnamento a scelta dello studente da 9 crediti. No? Quindi, come vedete qua nel box, si potrebbe tranquillamente mettere in questo box francese e in questo qua giù, sempre da 9 crediti, arabo, russo, tedesco o altro. Il percorso linguistico prevede ovviamente lo studio della seconda lingua anche al secondo anno, compreso l'inglese, accelerando un po', idem per il terzo anno, passando a farvi vedere il percorso di scienze della comunicazione, se vado troppo veloce me lo dite. Trovate inglese al primo anno come obbligatoria, ma al posto della seconda lingua qua andrebbe aggiunta gestione delle aziende culturali. Quindi nel percorso comunicazione lo studio della lingua inglese si studia soltanto al primo anno, non sarebbero previste altre lingue. Al secondo anno infatti non trovate inglese 2, trovate la materia alternativa che appunto è questa, e non trovate nemmeno la possibilità di scegliere la seconda lingua. Questo è il percorso scienze della comunicazione. Vi sto facendo vedere questo perché dalla seconda metà di ottobre, tramite portale interattivo, quindi portale studenti, voi potrete presentare il piano di studi. Ma prima di quella data sarebbe opportuno che ognuno di voi arrivi alla presentazione del piano di studi già con le idee chiare. E per avere le idee chiare bisogna partire da questi fogli, bisogna guardarli con attenzione,
confrontare le materie che qua trovate indicate con la sola denominazione, tornando al sito del corso di laurea, con i programmi, che sono sempre nella vostra pagina. Quindi quello che là è identificato con la denominazione dell'insegnamento, qua trova spiegazione anche col programma, no? Quindi cosa intendiamo per gestione delle aziende culturali, chi è il docente, le modalità di svolgimento dell'insegnamento, per i requisiti richiesti laddove sono richiesti, i contenuti del corso e poi la domanda che fanno tutti, i libri, perché questi sono i testi di riferimento. Quindi, stampando l'offerta programmata, confrontandola con i programmi, quindi con cognizione di causa fare le proprie scelte, dovreste arrivare alla metà di ottobre con le idee chiare in merito alle scelte che andrete ad apporre sul piano di studi, che compilerete in proiezione triennale. Questo non significa ovviamente che quello che voi decidete adesso vi debba vincolare in assoluto per tutti e tre anni. Potrete cambiarlo il prossimo anno, ma capite bene che la modifica del piano di studi al secondo anno su una materia scelta al primo anno preclude la possibilità di darla quella materia e quindi è un po' una partenza ad handicap. Questo è, per sommi capi e in maniera abbastanza generale, l'aspetto probabilmente più importante del corso del dipartimento, del sito del dipartimento relativamente al vostro corso di laurea. Ci sono tante altre voci che per il momento non vi vado a spiegare perché non vorrei ingolfarvi troppo con troppe informazioni. L'altra piattaforma, quindi abbiamo detto portale studenti, sito del dipartimento, l'altra piattaforma anch'essa semi interattiva è Studium, al quale vi faccio vedere che si può accedere dal sito del dipartimento. Vedete qui c'è il link Studium, vi porta alla pagina, l'abbiamo direttamente qua che è già aperta, eccola qua, vi porta alla pagina Studium della piattaforma anch'essa interattiva, anche qua ci si logga con il codice fiscale e il password del PIN che avete scelto. Quello che dovrete fare il prima possibile, comunque subito dopo aver identificato il vostro percorso e il vostro piano di studi, è selezionare evidentemente scienze umanistiche, il corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione, eccolo qua, e qui si apriranno tutti gli insegnamenti che vengono erogati nel corso di laurea. Va da sé che non tutti gli insegnamenti faranno parte del vostro piano di studi, per questo avere le idee chiare significa che se lo studente avrà deciso di studiare, beh, scegliamo una materia, l'inglese è obbligatorio per tutti, quindi prendiamo questa, nella materia di inglese iscrivendovi al corso troverete le varie informazioni. Ora qui ci dobbiamo fermare perché io non ho fatto il login, ma se fossi logato con il codice fiscale e il PIN di uno studente, qui avrei la possibilità di registrarmi e di iscrivermi all'insegnamento. Questo significa che ogni qualvolta il docente referente dell'insegnamento al quale sono iscritto mette un aggiornamento, mette un avviso, pubblica una dispensa, mette a disposizione una dispensa, voi ricevete notifica. Se sincronizzate il telefonino, la trovate anche sul vostro telefonino come messaggino di testo. Questo spero di essere stato abbastanza sintetico, ma altrettanto chiaro, è per sommi capi due piattaforme, una già la conoscevate e non ci abbiamo perso molto tempo, della posizione che avrete modo di utilizzare. Io interromperei la condivisione dello schermo e sono a vostra disposizione se avete altre domande. Ok. Ok. Questo per il momento credo possa bastare, a meno che ovviamente voi non abbiate delle domande. Ecco, per esempio, questo si può effettuare il passaggio della scienza della comunicazione. Ho perso perché... Sì, allora, in verità voi avete sì fatto una scelta in fase di matricolazione, ma la vera scelta, quella che poi diventa ufficiale, si fa nel momento in cui voi andrete a presentare il piano di studi. Quando presenterete il piano di studi, la prima domanda a voi che siete iscritti a questo corso di laurea che il portale vi farà è quale percorso vuoi seguire. Quindi in quel momento, compilando il piano di studi, andrete a scegliere il vostro curriculum, che poi potrete sempre cambiare l'anno prossimo, ma come detto prima, più avete le idee chiare adesso, meno modifiche fate e meglio è. Sì, ci sono tante domande, io direi che per quanto mi riguarda mi taccio. Professor Bernardo, dimmi tu che devo fare, se vogliamo rispondere alle domande, vogliamo lasciare spazio ai... No, allora io chiederei ai ragazzi, magari ai rappresentanti degli studenti, di rispondere a qualche domanda direttamente in chat. No, chiederei solamente a Monica, ringrazio Enzo Ierna che ha fatto come al solito, ormai è un classico diciamo di questi interventi, perché riesce sempre a spiegare
anche perché per me stesso che conosco bene il sito. Comunque una ripassata, diciamo così, dalle parole del dottor Iena, secondo me sono, per quanto mi riguarda, sono sempre molto, molto utile, quindi ringrazio per... Grazie. No, lo dico con cognizione di causa, perché usandolo spesso il sito, comunque fa sempre piacere avere un altro punto di vista. Io chiederei a questo punto a Monica Vaccarini se può dire qualcosa in più, cioè il lato studente, sull'utilizzo di Studium. Sì, allora intanto Studium è una piattaforma che noi utilizzeremo molto, sia perché la prenotazione per gli esami scritti di lingua, che saranno annualmente a giugno, diciamo la prima volta in cui voi potrete provare gli scritti di lingua sarà a giugno, la prenotazione avviene tramite questo portale, diciamo tramite Studium. In ogni caso noi nel gruppo WhatsApp che abbiamo poi faremo una guida, diciamo un registraschermo dove vi facciamo vedere i passaggi per poter prenotarvi. È fondamentale anche iscriversi ai singoli insegnamenti che voi frequentate, non per prenotarvi, perché per prenotarvi, diciamo, per seguire le lezioni c'è un altro iter da seguire, ma per farvi arrivare, diciamo, le mail di tutti gli avvisi che i professori pubblicano, perché qualora voi siete iscritti agli insegnamenti, vi arriva direttamente la mail dell'avviso dal professore. Diciamo che Studium è importante anche perché i professori molto spesso caricano del materiale come supporto ai libri. Ci sono alcune materie dove i professori possono caricare le slide o comunque altri, diciamo, file di supporto, e li troverete appunto su Studium. Penso che, diciamo, di base è questo, bisogna imparare ad utilizzarlo sin da subito, perché sarà fondamentale per tutti e tre gli anni, diciamo, del vostro percorso di laurea. Ok, perfetto. Ci sono varie domande per quanto riguarda... Sì, io ne avevo vista una che adesso ho perso, però posso già rispondere. La terza lingua si lascerà, come ho detto, al terzo anno, proprio perché, come ha detto il signor Iena, si metterà nel box a scelta, quindi al terzo anno non la potrete fare. Inglese però nel curriculum di scienze, anche se non è obbligatorio, diciamo, al secondo e terzo anno, si può inserire come insegnamento a scelta. Però, diciamo, non è obbligatorio, come è obbligatorio nel curriculum di lingue. Ora altre domande? Sì, un'altra domanda. Ho un problema, ho le notifiche che mi coprono la chat. Ho un problema, io ho già dato gestione delle aziende culturali attraverso i corsi singoli e mi coprono la chat, le notifiche. Attraverso i corsi singoli potrei convalidarla lo stesso e fare una seconda lingua? Allora, che io sappia, sì, potresti convalidare gestione delle aziende culturali mettendola nel box a scelta del primo anno e poi scegliere una seconda lingua, quindi non dovrebbe essere un problema. Lorenzo, hai un posto assicurato accanto a me nel mio ufficio, grazie. Per quanto riguarda la domanda che ha fatto Claudia Mirabella, sì, puoi scegliere la seconda lingua al primo anno tedesco e poi cambiarla al secondo. Diciamo, sarebbe più coerente seguire le varie annualità della lingua, però lo puoi fare, nessuno, diciamo, si può fare. La seconda lingua invece per il curriculum di lingue la potrai sostenere per tutti e tre gli anni. Un'altra domanda importante: come dobbiamo comportarci per l'acquisto dei testi? Allora, noi consigliamo di aspettare nell'acquistare i testi, aspettate che inizino le lezioni e aspettate che ve lo dicono i professori, i docenti, quando e quali libri comprare, perché magari alcuni non subito, alcune, cioè nel dettaglio ve lo diranno i professori. Per acquistare i testi sono scritti nelle pagine degli insegnamenti, sono scritti i testi da comprare. Una libreria vicino il Dipartimento dei Benettini è Catania Libri, dove potete ordinare e comprare i testi, e lì avrete uno sconto del 27% sull'acquisto dei libri se presentate la copia della tassa pagata di iscrizione. Mentre i professori a volte portano delle dispense da far stampare nelle copisterie vicino il monastero dei Benedettini, però cioè sono dispensi tipo alcuni documenti, potrete andare là, spesso si appoggiano con queste attività. Allora, c'è una cosa che vorrei aggiungere io. Allora, ci sono diverse domande per quanto riguarda come si fa a seguire le lezioni. Allora, noi quest'anno facciamo le lezioni in modalità blended, cioè sono lezioni sia in presenza che in streaming. Allora, per chi le segue in presenza si deve
obbligatoriamente prenotare tramite l'app, quindi quello è importante. E così come si deve obbligatoriamente prenotare, allo stesso modo, se c'è qualche motivazione che lo porta a non poter partecipare a quella lezione, quindi se c'è un imprevisto, come qualcuno chiedeva, bisogna automaticamente cancellarsi subito, perché così si lascia lo spazio a poter frequentare la lezione a qualcun altro che si era già iscritto, ma per motivi di capienza non possono frequentare. Noi docenti quest'anno facciamo il corso in modalità, dicevo, blended, cioè sia in presenza che in modalità streaming, quindi è possibile seguire le lezioni anche sulla piattaforma Teams. Sulla piattaforma Teams ci sono delle stanze che corrispondono perfettamente ai nomi delle diverse discipline. Per esempio nella mia c'è sociologia dei processi culturali e comunicativi, distinta in LMZ, e quindi si può seguire le lezioni che io faccio in presenza. Però ovviamente nel farli in presenza io attiverò la modalità streaming, così le persone che non sono fisicamente presenti in aula possono seguirle tranquillamente da casa o da qualunque altra parte, basta che abbiano la possibilità di avere l'accesso alla piattaforma Teams. L'unica cosa su cui vi chiedo di fare attenzione è che, come giustamente faceva notare il nostro direttore di dipartimento, la professoressa Paino, a causa del grandissimo numero di e io sono felicissimo a questo punto di vista, da grandissimo numero e aumento di studenti che si sono iscritti al corso di laurea in scienze e lingue della comunicazione, molte materie sono state sdoppiate. Sdoppiate vuol dire che per poter permettere a tutti di seguire una disciplina senza avere problemi di posto, aula, eccetera, eccetera, abbiamo diviso, alcune materie sono state divise in AL e MZ. Alcuni corsi partiranno subito perché i docenti sono già disponibili, altri corsi invece saranno un pochettino, diciamo, un po' ritardati, perché stiamo decidendo i docenti che debbono fare i corsi sdoppiati. Però il titolare del corso, per esempio per sociologia dei processi culturali e comunicativi, il sottoscritto, cioè io farò almeno una lezione alla settimana non solo per AL ma anche per MZ. Però tutti questi dettagli li trovate nella pagina docente, nella sezione avvisi, quindi lì potete avere un quadro chiarissimo di chi segue LMZ, dove deve andare e come comportarsi in questo caso. Okay. Questo per quanto riguarda le lezioni, non so se c'è qualcuno che ha... Chiedevano se c'è una penalità se si segue soltanto online, ovviamente no. Anche perché non siamo per ovvi motivi nelle condizioni di potervi accogliere tutti, ma perché ci impongono dei limiti nelle aule. Quindi la modalità telematica è uguale assolutamente a come se ci fosse in presenza. Non possiamo fare diversamente, ovviamente. Sì, infatti, le prenotazioni si fanno la settimana prima per le lezioni, la settimana successiva. Ah, sì, questa è la risposta di Lorenzo. Sì, giusto, bravo. Bello, Lorenzo. Grande Lorenzo. Per quanto riguarda la questione delle lezioni online, io vi posso dire la mia esperienza come docente del corso online streaming che ho fatto nel secondo semestre. Ovviamente ho fatto un'altra materia nel secondo semestre dell'anno accademico appena trascorso, 2019-2020. Allora, i corsi in streaming sono a tutto e per tutto paragonabili, almeno per quanto mi riguarda, come contenuti al corso che faccio in presenza. Ovviamente ci sono delle piccole aggiustamenti organizzativi che devo fare per fare in modo che le persone che vogliono fare domande le possano fare e che non ci sia appunto un sovrapporsi di voci e un'incapacità di poter gestire la piattaforma e quindi poter venire incontro alle esigenze di tutti. Però su questo mi sentirei di tranquillizzarvi, nel senso che se siete presenti vi godrete la lezione in presenza, se siete in remoto, quindi su piattaforma, vi godrete la lezione in remoto. Però il consiglio spassionato, quindi prendetelo come un consiglio che vi do, è di almeno di frequentare un pochettino le lezioni in presenza, perché ovviamente è un po' perché si può vedere direttamente il docente, ma magari perché ci si è più invogliati a farsi coinvolgere e partecipare attivamente alla lezione. Questo però è veramente un consiglio fuori dai canoni, poi ognuno a seconda delle proprie sensibilità e delle proprie esigenze. C'è una domanda sulle aree studio. Ci sono delle zone all'interno del monastero adibite allo studio? Sì, ci sono.
Ma anche su queste bisogna prenotarsi, sempre per via di mantenere la possibilità di distanziamento sociale e tutte le altre regole che sono previste in questo periodo di diciamo così, regole per il Covid-19. Però sì, ci sono delle zone per cui si può tranquillamente leggere i libri, studiare, e delle zone con cui dare continuità alla propria attività didattica. C'è una domanda sul ripescaggio, però su questo chiedo al dottor Iena se mi può dare una mano sul ripescaggio. Questo aspetto di ripescaggio per le nostre lezioni. No, le lezioni in questo momento potete comunque frequentarle, anche diciamo probabilmente qualche problema in più lo potreste avere per la prenotazione del posto di presenza, ma sul link che ci sono sul sito potete sicuramente accedere, così come state seguendo questa riunione alla quale avete avuto accesso a questa riunione tramite un link, con lo stesso sistema potrete avere accesso alle lezioni in attesa che il ripescaggio vada, vi auguro, a buon fine. Anzi, magari non perdete le lezioni, no? C'è una domanda che dice: tutte le lezioni saranno registrate? Allora, dipende dai singoli docenti, ma in linea di principio sì, tutte le lezioni sono registrate e saranno disponibili su piattaforma Teams. Però è più divertente seguirli in tempo reale, così magari se uno deve fare una domanda, se uno deve fare un'osservazione, o se il docente, noi docenti quando facciamo lezione sicuramente abbiamo in testa i libri che vi interroghiamo, ma poi andiamo a braccio, cioè se ci vengono delle, soprattutto io vi dico la mia esperienza, se c'è qualcosa che è successo su Facebook il giorno prima e il giorno dopo faccio lezione, io sicuramente ne parlerò a lezione, perché comunque è mio interesse e voglio stimolare la curiosità. Quindi in quel caso può essere interessante partecipare in diretta o in presenza o in remoto durante la lezione, perché uno può fare domande, chiedere approfondimenti, eccetera eccetera. Chiusa parentesi. Allora, rispondiamo a Ludovica Rana, che ovviamente se una lezione la segue in presenza, le altre le seguirà in modalità telematica, quindi sono lezioni differenti ovviamente, quindi dovrà seguire anche le altre. Sì, considerate che noi docenti facciamo le lezioni, il corso è univoco, cioè noi facciamo nel mio caso, 54 ore di lezione per 9 crediti come un unico blocco. Però ovviamente alcune cose, quindi voi le potete frequentare sia in presenza che in remoto, quindi in modalità su piattaforma. Però il nostro corso, diciamo così, è chiuso, sono queste ore che noi mettiamo a disposizione per prepararvi a sostenere l'esame, e non solo ovviamente. Rispondo a Giussi Scavo, il codice per, mi sembra un po' DJ delle radio, quasi con le dediche, no? Tra poco arrivo anche. Allora, Giussi dice che sì, comunque il link per seguire le lezioni si troverà sul sito del Dipartimento. Nel calendario delle lezioni, a ogni lezione ci sarà il link MS Team, cliccando là vi si apre la pagina della riunione come questa, sia per l'esame che per le lezioni. Gli esami ancora sono un po' presto. Ma la materia scelta come bisogna selezionarla con la compilazione del piano di studi. Verranno pubblicati gli avvisi per i test di lingue. Saluto tutta la fascia d'ascolto e lo zio Carmelo. No, questo. Spero che il direttore abbia già staccato prima, mentre io faccio lo spiritoso. Per i test inglese ai tempi di non pandemia, se fate test. Allora, io leggo sempre le risposte di Lorenzo. Allora, chi ha certificazioni alte deve farle comunque. Dunque, gli esami di lingua si fanno comunque nel corso di laurea in scienze e lingue. Non si può acquisire l'insegnamento di lingua inglese o di altra lingua tramite attestazione. Potrebbe essere valutato se è di una lingua differente di quella che è inserita in piano come ulteriori conoscenze per l'inserimento nel mondo del lavoro, oppure se si fa il percorso di scienze della comunicazione, invece che la seconda lingua è prevista un'idoneità che si chiama appunto verifica della conoscenza della lingua straniera, allora in quel caso quei possono acquisire. Va bene, io a questo punto però direi che le domande stanno diventando sempre più dettagliate per quanto riguarda piani di studio, organizzazione, eccetera. Caso, noi siamo a completa disposizione vostra nel gruppo WhatsApp, quindi anche in un secondo momento con molta calma vi possiamo rispondere pure lì. Sì, io consiglierei, dato che sono molte domande, sono le stesse, cioè diverse persone chiedono la stessa cosa, io consiglierei di fare le domande nel gruppo WhatsApp di L20, in modo tale che quando uno risponde alla domanda la possono leggere tutti quelli che sono interessati a quella domanda. Esatto. Perché invece uno dei problemi di Teams ovviamente è che è molto
queste risposte che stiamo dando in questo momento non restano, non restano scritte, quindi magari qualcuno ha bisogno della stessa informazione, però la, diciamo così, non la può, non, tramite Teams su, in, nelle chat non può accedere. Quindi il consiglio che vi do è di fare le domande nella, diciamo così, nel gruppo Telegram, se non sbaglio, del, esatto, nel gruppo WhatsApp siamo, di cui adesso chiederò a Galvagno di rimettere il, link, perché con tutta sta chat adesso è scomparso. Io ora rimando sia il gruppo Telegram per gli avvisi a quello di WhatsApp, così spuntano come primi messaggi. Davide, scusami, eccoci, se posso intromettermi, vedo così nelle chat, mentre sto lavorando, sì, tante risposte, ma su queste delle chat potete dare indicazioni, ma noto un equivoco fondamentale sui corsi ALMZ. Quando vedete solo MZ significa che quel giorno si svolge solo la lezione MZ. Quando vedete AL si svolge solo la lezione AL, perché i due corsi ripetono gli stessi contenuti. Quindi non è che se io sono AL mi collego all'MZ e poi l'indomani mi risento la stessa lezione. Quindi è inutile sovraccaricare il sistema Teams, che ha peraltro una capienza limitata a 300, quindi ecco, non seguite gli avvisi. Ognuno di voi, se si chiama AL, deve andare alle lezioni AL, se si chiama con MZ va alle lezioni MZ. Sulle pagine dei docenti troverete le indicazioni precise di quando vi dovete collegare. Scusate, ma volevo rispondere su questo punto per evitare complicazioni da lunedì. No, Marina, hai fatto bene, anche perché tra l'altro noi le vediamo scorrere veloci, quindi molte domande manco le vediamo subito in tempo reale. Grazie, Marina. No, prego. Sì, no, vorrei tranquillizzare, cioè nel senso che adesso metteremo tutti gli avvisi sui nostri profili, soprattutto per le materie del primo anno. Però appunto ALMZ, nel senso che se il vostro contenuto è AL, dovete seguire il corso AL. Poi noi replichiamo gli stessi identici contenuti anche per il corso MZ, quindi a questo punto di vista mi sentirei tranquillizzarvi, cioè nel senso, non è che se uno è AL sente delle cose e MZ ne sente un altro, cioè il corso è sempre quello, i libri sono sempre quelli e il programma è sempre quello, quindi a questo punto è solo una questione organizzativa. Davide, scusami, noto in una chat, ma ora aspettate che avverto il sistema informatico d'Ateneo. Mi pare che i ragazzi dicono che se prenotano AL gli si prenota automaticamente MZ. Ma com'è possibile? Facciamolo presente, io questa cosa non l'ho. Io c'ho due stanze, una stanza separata L, esatto, e una stanza separata. Sono due corsi separati. Non capisco come può fare. Ragazzi, mi confermate che succede questo? Ovviamente va per cognome, ragazzi, non per nome di battesimo, non esageriamo con le domande. Allora, mi confermate questa cosa? Che no, che vuol dire a me succede per spagnolo? Spagnolo è a Z, quindi non può succedere per spagnolo. Scusate, è corso unico, non è sdoppiato. Le discipline sdoppiate sono sociologia dei processi. Inglese, cosa vi succede? Accendete il microfono, parlate. Per esempio, ragazzi, aiutateci a risolvere il problema. Chi ha scritto che succede per inglese? Sebastiano Calì. Sì, accende il microfono. Sono grazie. Sebastiano. Prego. Sì, ciao. Capita che mi prenoto per il corso di inglese AL, mi prenoto automaticamente anche per LZ. MZ, è la stessa cosa per sociologia. E allora aspetti che chiamo la segreteria di dirigenza, allora, grazie di averlo segnalato.
io per prenotarmi, per esempio, ho spagnolo dalle 8 alle 10, se non mi sbaglio, poi devo prenotare sociologia dalle 10 fino a mezzogiorno, però cliccando quello dalle 10 a mezzogiorno mi spunta anche quello di prima dalle 8 alle 10. Teresa, sì, che... può venire per favore un attimo. Scusi, può ripetere? Lei allora, spagnolo e poi... Prenoto spagnolo dalle 8, dalle 10 a mezzogiorno e mi spunta quando poi prenoto quello di sociologia da mezzogiorno alle 14. Nella lista delle prenotazioni mi spunta anche quello di sociologia dalle 8 alle 10. Mi spuntano due prenotazioni sia da A e l'altro da M a Z. Mi scusi. Allora, sociologia dei processi culturali, il corso AL per ora è il mercoledì e il venerdì. Il corso è esatto, il venerdì e il lunedì. Cosa succede? Che se io prenoto quello là di venerdì, mi automaticamente nella lista delle prenotazioni mi spunta anche quello da mezzogiorno alle 14. Giusto, però di lunedì. Di lunedì? Di venerdì. Di giorno. Scusi, venerdì. La sociologia è solo 8-10. Quindi cosa la prenota? Aspetta che prendo lo screen perché l'avevo salvato. Allora. Ecco, una studentessa dice si deve prenotare giusto in base all'aula, cioè se lei AL è nell'aula Santo Mazzarino si deve andare a prenotare nell'aula Santo Mazzarino. Io ho fatto spagnolo venerdì che è coro di notte, sì, e poi ho cliccato sociologia dei processi culturali e comunicativi sempre AL in aula Santo Mazzarino il lunedì e poi aspetti venerdì dalle 8 alle 10. No, venerdì, ah sì, giusto, lei è una L. Esatto, se io clicco quello nella lista delle prenotazioni mi spunta anche quello di venerdì dalle 8 alle 10 nell'aula Xperia aula sempre Santo Mazzarino dalle 12 alle 14. Che giorno? Giusto. Mi scusi, di che giorno della settimana stiamo parlando? Se io prenoto quello di da AL. Sì. Mi prenota anche per venerdì a MZ. Ma venerdì non c'è la lezione MZ. No. Adesso c'è il processo culturale venerdì dalle 8 alle 10. Così, AL. Io ho visto invece che i corsi AM, AL ed MZ si sovrappongono, cioè hanno messo gli stessi orari, gli stessi giorni di sì, ma lei contemporaneamente fa sia AL ed MZ? Perché no, è così. No, scusate ragazzi. No, ragazzi, non avete capito. Ho precisato all'inizio che per tutti i corsi AL e MZ ci sono delle variazioni di orario che andrete a vedere nella pagina del docente, in questo caso il professore Bennato. Se andate ad aprire l'avviso che c'è nella pagina del professore Bennato non trovate nessuna sovrapposizione. No, vorrei che forse ho capito qual è... Forse ho capito qual è il problema, Marina, cioè nel senso, io non mi posso, allora, la materia è sociologia dei processi culturali AL e MZ, io faccio il corso AL, un'altra persona farà MZ, dato che l'altra persona che farà MZ ancora non è stata fissata, io in questo inizio di corso, di mese, farò sia AL che MZ, due lezioni per AL e una per MZ, non so se è chiaro, quando ci sarà... Dal sistema di prenotazione le altre lezioni sono state deselezionate. Esatto. Quando quindi ci sarà l'altro collega, io farò solo
AL e l'altro collega farà solo MZ. Invece in questa fase devo fare un po' e un po', tutto qua. Quindi vorrei tranquillizzare, quelli che sono AL si iscrivono ad AL, quelli che sono MZ si iscrivono a MZ. E ora vedo, anche semiotica manca lezione MZ per mercoledì. Ragazzi, non so più come ripeterlo. Dovete andare a vedere la pagina del docente. Si chiama Vecchio di semiotica. Se andate ad aprire la pagina del professore Vecchio, troverete l'avviso. E questo vale per tutte le materie che sono state sdoppiate, cioè divise in AL ed MZ. Ma dato che state facendo domande su che sono già, risultano già delle singole pagine dei docenti, il consiglio che vi do è: andatevi a guardare le pagine dei docenti delle lezioni che volete seguire. Punto. Se avete qualche dubbio che quelle pagine non risolvono, andate nel gruppo Telegram di Scienze e Lingue per la Comunicazione e ponete la domanda. Perché sennò così ci incasiniamo. Benissimo. Io avrei una domanda. Io ci ho fatto. Da fare. Allora, io giorno 5, quindi lunedì, e giorno 10, quindi, e giorno 7, quindi mercoledì, mi sono prenotata dalle 6 alle 8 per la lezione di russo. Il problema è che sia la lezione di arabo che quella di giapponese sono allo stesso orario. Io come dovrei fare a seguirle? E il piano di studi non permette la scelta di due lingue con alfabeto diverso, perché abbiamo ampiamente sperimentato che non ce la fa nessuno. Quindi delle tre lingue, due sono occidentali, una è o russo o arabo o giapponese. Naturalmente potete chiedere deroga, ma e provvederemo. Ma ragazzi, statisticamente non ce l'ha fatta nessuno a fare una lingua occidentale più due lingue che partono già con alfabeto diverso dal nostro. Lo diciamo anche per non farvi restare indietro negli studi. Coloro tuttavia che desiderino fortemente fare due lingue tra russo, arabo e giapponese sono pregati di contattare il dottore Enzo Ierne e vedremo come risolvere la questione nel piano di studi. Perfetto, grazie. Prego. Salve, una domanda, cioè l'avete detto prima, però voglio una conferma per capire se ho capito bene quello che avete detto. Per esempio in inglese, io ho prenotato AL la lezione di inglese. Sono anche ora sulla pagina della professoressa e a me spunta come prenotazione solamente il lunedì 5 dalle 8 alle 10. Giusto. Però, quindi è giusto, perché infatti io qua leggo lunedì 8-10 Aula Xperia, però quando sono andata a vedere gli orari delle lezioni... E infatti vi stiamo ripetendo che solo e soltanto per le materie AL e MZ dovete andare sulla pagina del docente, perché ci sono state delle variazioni. Va benissimo, ok, a posto. Grazie, grazie mille. Marina, io direi che possiamo fermarci qua. Assolutamente sì. Ragazzi, grazie di aver partecipato, siamo a vostra disposizione. Il dottor Ierna è un mago dei piani di studio, non lo tartassate troppo, cioè lui è bello forzuto come vedete, però ecco, risparmiamo, no, scherzo, rivolgetevi a lui per ogni cosa, ma soprattutto vi invito a rivolgervi per qualsiasi dubbio ai tutor e ai rappresentanti degli studenti. Mi pregio di avere i migliori rappresentanti degli studenti che un direttore possa augurarsi. Quindi sfruttateli, mi permetto di dirlo, perché risponderanno a tutte le vostre domande e si faranno mediatori di tutte le vostre istanze. Grazie e una buona giornata a tutti. Ci vediamo lunedì in presenza.
Vediamo a lezione. Arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.